Il 23 gennaio 2020, una coppia di turisti, marito e moglie di 67 e 66 anni, provenienti dalla provincia cinese di Hubei, Wuhan nel capoluogo, atterrano a Milano. Dopo un tour per le città italiane, il 30 gennaio 2020, mentre sono alloggiati a Roma presso il Grand Hotel Palatino in via Cavour, si sentono male. Saranno i primi due casi accertati in Italia positivi al SARS-CoV-2, il virus responsabile del Covid-19. Da quel momento il contagio si diffonde in tutto il paese, provocando decine di migliaia di morti. Questo, perlomeno, è ciò che narrano le cronache. Ma le cose sono andate veramente così? Esistono diversi studi che confermano la presenza in Italia del virus SARS-CoV-2 sin dal 2019. Una ricerca sugli anticorpi dell'Istituto Tumori di Milano e dell'Università di Siena ha individuato la presenza del virus sin da settembre 2019 in 13 regioni italiane, con una percentuale di positività dei campioni superiori al 10%. Uno studio sulle acque di scarico, pubblicato il 18 giugno 2020, ha rilevato la presenza del virus nei campioni del 18 dicembre 2019, sia a Milano che a Torino. Ciò conferma la diffusione del virus in Italia almeno dalla prima metà del mese di dicembre 2019. Passeranno mesi prima che il 9 marzo 2020 venga imposto il confinamento per tutta l'Italia, mesi nei quali il virus avrà la possibilità di circolare liberamente da nord a sud, mentre la gente continua a vivere come sempre. Mesi nei quali un'epidemia capace di colpire ogni parte del mondo si sarebbe diffusa in ogni parte della penisola e avrebbe colpito duramente il Sud Italia, in seguito alla migrazione massiccia a poche ore dalla chiusura totale. Al fine di analizzare l'epidemia, dobbiamo affidarci ai dati. Tra questi, dopo mesi di informazioni statistiche raccolte e diffuse da tutti gli organi di controllo ufficiali, possiamo scegliere fra diverse fonti. Abbiamo dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo dati diffusi dalla Protezione Civile e abbiamo i dati raccolti e organizzati da molti enti di tutto il mondo, oltre ovviamente all'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS. Tuttavia, questi dati non possono essere considerati totalmente oggettivi per una serie di ragioni che mi limito ad accennare. I test utilizzati non hanno tutti la stessa affidabilità. Anche le stesse linee guida per dichiarare un decesso per Covid-19 sono differenti per ogni paese. A volte, nello stesso paese, queste regole sono state modificate nel corso dell'epidemia. Inoltre, quando si verifica il decesso di un paziente affetto da numerose patologie, è piuttosto difficile stabilire quale sia la vera causa di morte. Per questo, ritengo che la sola fonte oggettiva e attendibile sia rappresentata dai dati sulla mortalità, raccolti e diffusi da Istat. Sono questi dati che costituiranno la base principale delle analisi. L'ultimo dataset reso disponibile da Istat è del 30 dicembre 2020. È organizzato in quattro file in formato Excel che contengono complessivamente oltre 2,5 milioni di righe e presenta alcune piccole variazioni. Nella nota informativa, Istat spiega che sono necessari fino a 10 mesi per assicurare il consolidamento della base dati. Questo strumento permette di conoscere il numero di decessi registrati ogni giorno in Italia dall'1/1/2015 al 30/10/2020. Per ciascun comune, provincia o regione, per sesso e fascia d'età. Dunque risulta piuttosto semplice confrontare il numero di decessi che si sono verificati in Italia nel corso del 2020, con i dati dal 2015 al 2019, per ciascuna area e per ogni singolo giorno. Per offrire una visione degli anni passati, ho scelto di rappresentare solo il massimo e il minimo numero di decessi che si sono registrati in un dato giorno, dal 2015 al 2019. In questo modo la comprensione del grafico risulta più semplice, perché vengono rappresentate solo tre linee invece di sei. Una per il minimo 2015-2019, una per il massimo 2015-2019 e una per il 2020. Nei grafici ho riportato alcune didascalie relative a informazioni ed eventi significativi. Il primo grafico rappresenta la situazione generale italiana. Se il virus circola liberamente in Italia almeno dalla prima metà di dicembre 2019, ci si dovrebbe attendere un progressivo aumento della mortalità sin dall'inizio del 2020.
Poi, in seguito alle restrizioni imposte, si dovrebbe constatare una progressiva normalizzazione della curva di mortalità dopo il periodo di incubazione che fra il 20 febbraio 2020 e il 12 marzo 2020 viene stimato dall'Istituto Superiore di Sanità tra 3 e 5 giorni. Riporto di seguito un estratto del bollettino. Il tempo mediano trascorso tra la data di insorgenza dei sintomi e la data di diagnosi è di 3 giorni per il periodo 20-27 febbraio, calcolato su 897 casi, e di 5 giorni per il periodo 28 febbraio-12 marzo, calcolato su 7211 casi. Da un'analisi superficiale risultano evidenti alcune incongruenze con le informazioni di cui disponiamo. Il 2020 parte piuttosto bene. La curva blu si accosta a quella verde, talvolta si trova addirittura al di sotto, determinando il minimo di mortalità dal 2015. Le cose procedono benissimo fino all'inizio di marzo, poi di colpo la mortalità schizza verso l'alto. Risulta estremamente difficile collegare questo improvviso aumento della mortalità con l'epidemia dovuta a un virus che circolava in Italia da mesi. La domanda più ovvia che viene da porsi è: perché il virus ha dormito fino alla fine di febbraio 2020 per poi esplodere in quel modo? Ma c'è dell'altro. Proprio nei giorni in cui si comincia ad effettuare test per la positività al SARS-CoV-2 e arrivano le indicazioni sui protocolli terapeutici da seguire, il governo attiva le prime misure restrittive. Vengono chiuse le scuole e si procede a isolare alcune aree, dove si sono sviluppati i primi focolai. Il 9 marzo 2020 tutta l'Italia è in lockdown. Restano aperte solo le attività essenziali e la gente è costretta a restare in casa, può muoversi solo per necessità primarie. Nonostante queste impostazioni, la curva di mortalità comincerà a scendere solo tra la fine di marzo e l'inizio di aprile e la situazione si normalizzerà solo all'inizio di maggio, quando in seguito alla riapertura delle attività e al progressivo allentamento delle restrizioni, nonostante sia accertato che il virus è ancora in circolazione, il 4 maggio 2020 risultano circa 100.000 positivi, la normalità ritorna ai livelli minimi da 2015. Un'ampia analisi sull'anomalia di questi 100.000 positivi trova spazio nel capitolo 6. In seguito, durante l'estate, tutto procede nella norma, con qualche picco di mortalità probabilmente collegato alle ondate di caldo. Da ottobre si osserva un nuovo incremento che sembrerebbe confermare, una volta di più, l'assoluta inutilità delle misure imposte per limitare la diffusione della malattia. Tuttavia, i dati disponibili sulla parte finale dell'anno 2020 sono ancora insufficienti per un'analisi. L'andamento delle curve evidenzia almeno due punti in forte contrasto con la narrazione ufficiale. Oltre all'esplosione inspiegabile della mortalità, incompatibile con una epidemia che si propaga da mesi, anche le misure di contenimento non sembrano aver avuto nessuna particolare influenza. Dopo aver visto quando e come la mortalità è esplosa ed è rientrata nella norma nell'arco di un paio di mesi, resta da approfondire dove si siano verificate le situazioni più critiche. In questo caso è chiaro che, se il virus circola da mesi, senza alcuna precauzione, è facile prevedere una diffusione piuttosto omogenea. Non c'è nessuna ragione per cui il contagio non sia arrivato ovunque e soprattutto è lecito attendersi un aumento generale della mortalità, con variazioni tra le varie zone, che rientrino nelle oscillazioni statistiche. Invece, quello che si verifica è una situazione alquanto strana, quasi inspiegabile, di nuovo. Nelle mappe che seguono, ho assegnato un colore dal verde al rosso a ciascuna provincia, in base alla variazione della mortalità nel 2020 rispetto alla media dei 5 anni precedenti. Verde quando le cose vanno bene, rosso per forti aumenti di mortalità. La mappa 1 è relativa al primo bimestre. Risulta assolutamente evidente che nei primi due mesi del 2020, in tutte le province italiane, non si è registrato nessun problema. Il virus circolava da almeno un trimestre, aveva contagiato una larghissima parte della popolazione, ma la vita scorreva come sempre. Cinema, teatri, stadi, fiere, convegni, discoteche, sport, attività sociali, turismo, trasporti. Si poteva fare tutto senza alcuna precauzione, eppure la mortalità continuava a mantenersi a livelli minimi. Ora, analizziamo cosa è successo nel secondo bimestre. Nella mappa 2 vediamo rappresentate le variazioni per questo periodo. Contrariamente alle aspettative, la distribuzione degli aumenti di mortalità è tutt'altro che omogenea.
anzi si direbbe piuttosto concentrata, al punto che sono solo 12 le province che presentano un aumento della mortalità superiore al 95% rispetto alla media del quinquennio precedente. Sono le province di Bergamo, Cremona, Lodi, Brescia, Piacenza, Parma, Lecco, Pavia, Milano, Mantova, Monza e della Brianza, Pesaro e Urbino. Il 4 di maggio, quando vengono allentate le misure restrittive, ci sono ancora almeno 100.000 positivi in giro per tutta l'Italia, ma si tratta di una sottostima, poiché soltanto una minima parte della popolazione è stata sottoposta al test diagnostico. Nonostante questo, da un punto di vista sanitario, il problema sostanzialmente scompare. Le mappe 3 e 4 evidenziano una situazione assolutamente nella norma in tutta l'Italia. Nel capitolo 6 vedremo le principali spiegazioni proposte a sostegno della teoria ufficiale per questi 100.000 positivi inspiegabilmente in buona salute. Per il momento, grazie ai dati del quinto bimestre che vedono una ripresa del problema, possiamo concludere che se mascherine e restrizioni non stanno funzionando, significa che non hanno avuto un ruolo particolarmente rilevante da maggio a settembre. La mappa 5 mostra infatti un progressivo aumento dell'eccesso di mortalità nel quinto bimestre. Dunque mi pare sia più che lecito parlare di un andamento stagionale che non presenta particolari correlazioni con le restrizioni imposte. Abbiamo visto che l'aumento di mortalità ha interessato in particolare una dozzina di province. È assolutamente certo che in queste aree il contagio fosse in atto da mesi, almeno in queste aree si dovrebbe notare un progressivo aumento della mortalità, mano a mano che l'epidemia si diffonde nella popolazione del tutto ignara. Nel grafico 2 ho considerato solo queste province. Fino alla fine di febbraio la curva appare in linea con i minimi registrati negli ultimi 5 anni. Prima dell'esplosione non si è registrato neppure un accenno, non c'è nessuna progressione. A pochi giorni dall'allarme sanitario si passa da circa 300 morti al giorno ad oltre 1200, per poi ritornare alla norma nell'arco di un mese. Un picco nettissimo, totalmente incompatibile con la diffusione di un'epidemia. Ora invece vediamo cosa è successo nel resto d'Italia, cioè nelle restanti 95 province italiane. Nel grafico 3 vediamo che la situazione per il resto dell'Italia non sembra particolarmente anomala. La sola peculiarità è che il picco di mortalità si è verificato nel periodo fra marzo e aprile, piuttosto che in gennaio. Per tutto il resto dell'anno in queste province il rischio di morte è rimasto quasi sempre al di sotto della media. Si nota anche un nuovo aumento della mortalità dalla metà di ottobre in poi. Una variazione che nel grafico 2, relativo alle province più colpite a marzo-aprile, risulta quasi impercettibile. Chiudo con un ultimo grafico, 4, che mostra l'andamento della mortalità rispetto alla media, per tutto il periodo in cui è dimostrata la presenza del virus in Italia. Anche questa prospettiva non lascia molto spazio alle fantasiose teorie che attribuiscono al virus SARS-CoV-2 la responsabilità del picco di decessi che si è registrato in Italia nei mesi di marzo e aprile 2020. Il professor Alberto Zangrillo, il 27 luglio 2020, dichiara pubblicamente che dal 18 aprile 2020 non si sono più registrati casi gravi di Covid-19 nei grandi istituti ospedalieri di Milano. Una situazione che si verificherà anche nel resto d'Italia. Infatti, in poco tempo, le terapie intensive si svuotano. Come si concilia tutto questo con il fatto che il 4 maggio 2020, giorno della riapertura di molte attività, risultano ancora 99.980 positivi? Perché se la positività al test significa essere malati, qualcosa non torna. Per spiegare le ragioni di un comportamento così anomalo, vediamo una ad una quali spiegazioni sono state ipotizzate dai vari esperti. 1. Il virus ha perso la sua capacità replicativa e si è indebolito mutando in una variante meno pericolosa. Tale ipotesi risulta evidentemente falsa per almeno due valide ragioni. La prima è che il virus continuava ad essere ritenuto responsabile di decessi in ogni parte del mondo e in secondo luogo, pensare che un virus possa mutare in modo sincrono in tutto il territorio italiano in una forma meno pericolosa è ridicolo. La ricomparsa della malattia, verso la fine dell'anno 2020, stronca completamente questa ipotesi. 2. Dopo aver compreso che il virus era pericoloso soprattutto per gli anziani e si era constatato che i decessi erano avvenuti principalmente nelle RSA, le autorità sono prontamente intervenute per proteggere gli anziani dal contagio.
Quindi i positivi di maggio non si sono ammalati gravemente perché la fascia di età interessata si è fortemente abbassata. Devo ammettere che questa ipotesi merita un apprezzamento, se non altro per la fantasia dimostrata dal suo ideatore, un vero virtuoso delle arrampicate sugli specchi, non c'è che dire. I dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità nei bollettini settimanali sull'epidemia Covid-19 ci permettono di verificare se vi sia o meno un fondo di verità nell'affermazione appena riportata. In ciascun bollettino è riportata una tabella relativa alle fasce d'età colpite. Considerando il periodo da inizio aprile a fine maggio, possiamo verificare se si sono registrate variazioni significative nelle fasce d'età interessate. Per non occupare troppo spazio, mi limito a riportare i dati estratti dai bollettini. Possono essere scaricati qui. Sommando le percentuali dei casi totali che riguardano la fascia dai 60 anni in su per ciascun bollettino, troviamo questo. Le fasce di età sono queste: 60-69, 70-79, 80-89, superiori a 90. La percentuale di anziani positivi resta sostanzialmente invariata durante tutto il periodo, anzi, l'incidenza degli ultraottantenni tende ad aumentare. Dunque, cercare di spiegare la scomparsa di casi gravi, affermando che si sono protette le fasce più a rischio, è oltremodo ridicolo. Riporto anche altre ipotesi che sono state stroncate dai dati e dai fatti in modo evidente. 3. Le temperature più alte e l'irraggiamento solare distruggono il virus in pochi istanti. Ciò ha diminuito fortemente la carica virale circolante, rendendola innocua. Non metto in dubbio che il virus venga distrutto da calore e raggi solari, ma qui stiamo parlando di 100.000 soggetti positivi, cioè malati, cioè persone con l'infezione virale in atto. Argomenti come questo, al limite, possono spiegare la riduzione dei contagi, ma non certo la scomparsa delle forme acute. 4. Le terapie intensive si sono svuotate perché i medici hanno imparato a curare la malattia. Pur considerando vero che sono stati fatti passi avanti notevoli nelle cure e nella conoscenza della malattia, qui non si tratta di casi curati, qui si tratta della sparizione dei malati, dunque le cure non sono state nemmeno applicate. 5. I comportamenti responsabili della popolazione sempre più informata e le misure di contenimento hanno determinato la scomparsa della malattia. Negli ultimi mesi del 2020 sono state imposte restrizioni sempre più rigide alla libertà di spostamento, sono state chiuse tantissime attività come cinema, teatri, palestre, piscine, ristoranti, eccetera. L'obbligo di indossare una mascherina spesso è stato esteso anche all'aperto. Molti dipendenti vengono obbligati ad effettuare un tampone a intervalli regolari per poter continuare a lavorare. Un test totalmente inutile per finalità diagnostiche viene utilizzato come discriminante per stabilire il livello di libertà di ciascun individuo. Nonostante tutto questo, i dati della Protezione Civile ci dicono che la situazione nelle terapie intensive si è aggravata di giorno in giorno dalla fine dell'estate. Il 29 luglio 2020 si è raggiunto il numero minimo di pazienti in terapia intensiva, 38. Il 25 novembre 2020 si è sfiorato il picco di occupazione di inizio aprile, 4.068 il 3 aprile 2020, raggiungendo un nuovo picco di 3.848 pazienti. Al 13 gennaio 2021 il numero di pazienti che risultano ricoverati nelle terapie intensive è 2.579, ma alla fine di settembre questo numero era al di sotto di 300. Quindi è chiaro che l'utilizzo diffuso delle mascherine non ha alcun effetto sulla diffusione della malattia e, similmente a quanto osservato nella parte iniziale dell'anno, pare che anche le misure restrittive non dimostrino nessuna reale efficacia e, soprattutto, non possono spiegare la scomparsa delle forme gravi della malattia durante il periodo estivo. Dunque, se tutte le ipotesi a sostegno della teoria ufficiale non stanno in piedi, non sarà che è la stessa teoria ufficiale a essere sbagliata? Se a marzo il virus circolava da mesi, se la gente viveva come sempre senza nessuna precauzione, se la città più visitata d'Italia è Roma, infatti persino il primo caso individuato è proprio una coppia di turisti cinesi in visita a Roma il 30 gennaio 2020, è lecito attendersi un vero e proprio dramma di contagi e di morti nella capitale. Invece, anche in questo caso, analizzando l'andamento dei decessi registrati nel comune di Roma nei primi 6 mesi del 2020, si scopre che si sono contati meno morti che nel 2019. Come si spiega?
Indicare le ragioni dell'apparentemente inspiegabile picco di mortalità che si è registrato in Italia, in alcune province nei mesi di marzo e aprile 2020, non è lo scopo di questa analisi. Tra le ipotesi figurano le polveri sottili, le ipervaccinazioni somministrate alla popolazione anziana, i protocolli di terapia errati, le autopsie scoraggiate dal Ministero della Salute e la generale confusione delle indicazioni provenienti dall'OMS. Lo scopo di questa analisi è piuttosto quello di offrire una possibile lettura da un punto di vista statistico. Come si potrebbe spiegare un fenomeno simile? Qual è quel virus che scompare durante i mesi estivi per poi ricomparire nella stagione invernale? Si direbbe un comportamento molto simile a quello dell'influenza stagionale. A proposito, che fine ha fatto l'influenza stagionale? Proviamo a chiederlo all'OMS. Il seguente grafico mostra l'andamento delle influenze stagionali dal 2018 ad oggi. Curiosamente, sembrerebbe che nel 2020 l'influenza sia scomparsa dalla faccia del pianeta. Averlo saputo prima, si sarebbe potuto fare a meno delle vaccinazioni anti-influenzali. Le misure imposte in tutto il mondo non hanno avuto alcun effetto al fine di contenere il SARS-CoV-2, ma si sono dimostrate incredibilmente efficaci per determinare la scomparsa della malattia che accompagna l'uomo da sempre e si presenta in forme differenti per tutta la durata della nostra vita. Altrettanto curioso è che il comportamento del SARS-CoV-2 ricalchi l'andamento dell'influenza stagionale con precisione inspiegabile. Compare alle porte dell'inverno, manifesta il suo picco nella stagione fredda, per poi quasi scomparire durante la stagione estiva. Resta la questione dei sintomi. Grazie ad essi sarà sicuramente possibile distinguere le due patologie. Dopo mesi di approfonditi studi sul Covid-19, i ricercatori hanno potuto determinare con una certa precisione i sintomi della nuova malattia. Cercando su internet si trovano numerosi siti che evidenziano dettagliatamente le differenze che si riscontrano con la semplice influenza stagionale. Si trovano anche delle infografiche, come quella qui presente, che cercano di aiutare anche chi non è un medico a distinguere l'influenza dal Covid-19 in base ai sintomi. Diciamo che si potrebbe giocare a trova le differenze, vista l'estrema somiglianza fra le due sintomatologie. Tirando le somme, ci troviamo di fronte a un virus che ha rimpiazzato l'influenza stagionale, si manifesta nel periodo in cui si manifesta l'influenza stagionale e presenta sintomi molto simili a quelli dell'influenza stagionale. Non sarà che il Covid-19 sia semplicemente il nome attribuito a tutte le forme influenzali da quest'anno? Naturalmente si tratta solo di una ipotesi. Si sente spesso discutere sui numeri dei decessi dichiarati per Covid-19. Da chi afferma con sicurezza che nessuno potrebbe morire per Covid-19 se opportunamente curato, fino a chi ritiene che la distinzione fra con e per non abbia senso, perché se il deceduto risulta positivo al tampone, significa che il virus ha concorso ad accorciare la sua vita. Tuttavia, se il primo paziente dichiarato deceduto per Covid in realtà era morto per altre cause, significa che sicuramente non siamo partiti con il piede giusto. Credo che la scarsa affidabilità dei tamponi sia un fatto ormai accertato. Oltre la prova evidente offerta dal caso analizzato al capitolo 6, sono ormai innumerevoli le conferme. Per tale ragione, stabilire la morte per Covid-19 in base alla positività al test è certamente una pratica deprecabile. A mio parere, un criterio per stabilire i decessi in cui il Covid-19 ha avuto certamente un ruolo potrebbe essere quello di considerare morti per Covid-19 solo i pazienti che sono deceduti in terapia intensiva, cioè quei pazienti che sono deceduti dopo aver sviluppato una forma grave della malattia. Sfortunatamente, tra decine di dati statistici, il numero di nuovi accessi e le dimissioni dalle terapie intensive è proprio uno dei pochi dati che non vengono comunicati dalle istituzioni. Tuttavia, studiando attentamente i dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità, è possibile derivare questa informazione con un'approssimazione accettabile. Il modo migliore per ottenere questi bollettini è descritto nel capitolo 6. In tutti i bollettini è presente una sezione che fornisce la percentuale di casi gravi sul numero dei positivi presi in esame. Il dato viene aggiornato ad ogni nuova pubblicazione negli ultimi bollettini. La percentuale di casi gravi è in diminuzione. A pagina 23 del bollettino pubblicato il 5 gennaio 2021 potete leggere che su 679.363 casi confermati, 3.537, ovvero lo 0,5%,
5%, presentano un quadro clinico critico. Questa percentuale nei bollettini riguardanti la prima ondata si attestava tra il 2 e il 3%, probabilmente per via della minore quantità di tamponi effettuati sulla popolazione sana. Dunque, volendo fare una stima del numero di casi gravi, si potrebbe dire che il numero dei pazienti che hanno presentato una forma grave di Covid-19 è pari al 3% dei casi di positività rilevati fino alla fine di aprile, mentre passa allo 0,5% per tutti i casi dall'inizio di maggio in poi. Conoscere il numero dei casi di positività rilevati fino a fine aprile non è un problema, basta consultare i dati pubblicati dalla Protezione Civile. Al 30 aprile 2020 il totale del numero di casi è 205.463. Il 3% di 205.463 è pari a 6.164. Al 31 dicembre 2020 il totale del numero di casi è 2.107.166. Tolti i 205.463 contatti fino a fine aprile, restano 1.901.703. Lo 0,5% di 1.901.703 è pari a 9.509. Sommando i due addendi, 6.164 più 9.509, abbiamo una buona stima del totale dei pazienti gravi di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia fino al 31 dicembre 2020. Tale numero è pari a 15.673. Tuttavia, resta da stimare la percentuale di deceduti che ha interessato questi pazienti. Ci viene in aiuto uno studio sulla mortalità nelle terapie intensive, proprio in Lombardia, nella fase critica dell'emergenza. Tale studio ha stimato in un 26% il tasso di mortalità dei pazienti Covid-19 nelle terapie intensive. Certo, eravamo nella fase peggiore dell'epidemia, dunque quel 26% rappresenta sicuramente una sovrastima, perché è sperabile che le cose in seguito siano andate meglio. Per evitare il rischio di cadere in un errore di sottostima, mi baserò comunque su questa percentuale. Il 26% di 15.673 è 4.074. Questo numero rappresenta il massimo numero ipotizzabile dei deceduti che presentavano i sintomi gravi del Covid-19 in tutto il 2020. Ora, verrebbe da chiedersi, se circa 4.000 persone sono morte con i sintomi acuti del Covid-19, cioè meno dei morti che si verificano per influenza ogni anno in Italia, circa 8.000, perché ci ritroviamo a dover constatare un aumento di mortalità nel 2020 di almeno 50.000 decessi in più rispetto alla media dei 5 anni precedenti? Forse la risposta è da ricercarsi nel drammatico calo delle prestazioni sanitarie, visite, interventi, screening, eccetera, che si è registrato nel 2020, oltre 20 milioni in meno rispetto al 2019, in seguito a fattori dovuti più alla gestione dell'epidemia che all'epidemia stessa, un po' come se nel 2020 la sanità si fosse dedicata anima e corpo alla cura dell'influenza, lasciando da parte tutte le altre patologie. Concediamo pure alla sanità mondiale un iniziale disorientamento a causa delle informazioni sulla malattia piuttosto confuse. Concediamogli anche un minimo di tempo per organizzare una risposta adeguata al problema. Tuttavia, il fatto che il governo abbia perlomeno scoraggiato le autopsie già di per sé costituisce un fatto grave e l'immediata cremazione dei cadaveri lo è altrettanto. Per settimane i medici hanno proceduto a tentoni. I protocolli di terapia nelle fasi dell'epidemia sono stati ripetutamente stravolti e nel contempo si sono portate avanti numerose sperimentazioni, anche con l'utilizzo di farmaci off-label. Abbiamo assistito alla pubblicazione di uno studio sulla rivista scientifica Lancet che evidenziava un aumento di mortalità nei pazienti trattati con idrossiclorochina, seppure Donald Trump avesse dichiarato di assumere una pillola al giorno come misura preventiva e il famoso infettivologo Didier Raoult ne avesse sottolineato l'efficacia contro il Covid-19. Tale studio fu poi ritirato pochi giorni dopo la pubblicazione, in seguito a una lettera firmata da 120 ricercatori, che evidenziava la dubbia provenienza dei dati. Nonostante questo, da allora, il fatto che l'idrossiclorochina sia utile per contrastare il Covid-19 è diventato un argomento controverso. Le autopsie tardive hanno permesso di comprendere quale fosse l'effettiva causa di morte, tromboembolia venosa generalizzata. Nel frattempo la ricerca non si è fermata. Sono stati pubblicati migliaia di studi sulla malattia e se da un lato ciò ha permesso di disporre di un'ampia letteratura scientifica in breve tempo, dall'altra parte questa
iperproduzione di pubblicazioni ha generato ulteriore confusione. Una delle aree di studio che ha sicuramente fornito risultati promettenti è quello sulla vitamina D. In base a diversi studi, si è osservato che nei casi più gravi di Covid-19 viene frequentemente riscontrata una carenza di questa vitamina. Per evitare questo rischio è necessario un minimo di esposizione al sole, perché il corpo umano attraverso il cibo assume solo il 10% del suo fabbisogno. Il restante 90% viene prodotto dall'organismo grazie all'esposizione solare. Dunque, risulta alquanto curioso, il mantra diffuso da tutti i principali media: state a casa, che rende altamente probabile la condizione di carenza di vitamina D. Sul sito di Euromomo vengono pubblicati grafici settimanali sull'andamento della mortalità registrata nei paesi europei. Non si tratta di informazioni dettagliate come quelle fornite da Istat, ma consentono una panoramica sulla situazione generale. Prendiamo in considerazione due gruppi di paesi. Nel primo includerò gli stati europei che hanno imposto maggiori restrizioni ai propri cittadini. Tra questi Belgio, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito. Nel secondo gruppo, i paesi che hanno concesso maggiore libertà: Austria, Danimarca, Germania, Svezia e Ungheria. Nella figura 2 e figura 3 possiamo osservare l'andamento della mortalità nei due gruppi di paesi. Ancora una volta ci troviamo di fronte a dati incoerenti con la narrazione. Dove sono state imposte le misure maggiormente restrittive si osservano i picchi di mortalità più alti. Un altro caso molto interessante è quello di Brasile e Argentina. Si tratta di due paesi vicini che hanno scelto direzioni opposte per gestire l'epidemia di Covid-19. In Brasile, Bolsonaro è stato fortemente criticato da tutta la stampa internazionale per la sua posizione contraria ai lockdown. Al contrario, Fernandez, in Argentina, ha imposto un drammatico lockdown della durata di ben 8 mesi, con risultati fallimentari sia sul fronte economico che su quello sanitario. Abbiamo la fortuna di trovarci di fronte a due approcci diametralmente opposti all'epidemia, in due paesi con una serie di caratteristiche comuni: l'irresponsabile Bolsonaro e il diligente Fernandez. Ma cosa dicono i dati statistici di Brasile e Argentina? Sul sito World of Matters possiamo leggere i risultati di queste politiche così differenti. In questo caso, il numero di morti di Covid-19 per milione di abitanti può essere considerato un parametro accettabile per un confronto. Ecco i dati disponibili sul sito in data 14 gennaio 2021. In Argentina i morti di Covid-19 per milione di abitanti sono 987. In Brasile i morti di Covid-19 per milione di abitanti sono 965. Si direbbe che questa politica di terrore lockdown non serva ad altro che a recare enormi danni sul piano economico e sia del tutto inutile o addirittura dannosa sul piano sanitario. Al contrario, la politica sanitaria adottata dal Venezuela, che oltre all'utilizzo diffuso dell'idrossiclorichina pare stia utilizzando anche molte altre terapie osteggiate in Italia, come gli integratori vitaminici a scopo preventivo, la somministrazione di eparina sin dalla prima fase della malattia, la plasmaferesi, eccetera, contrariamente a ciò che raccontano molti media internazionali, sta avendo un grande successo. Le statistiche parlano chiaro: in Venezuela i morti di Covid-19 per milione di abitanti sono solo 38. In Italia, ad oggi, se ne contano 1.330. Nella narrazione ufficiale dell'epidemia di Covid-19 si fatica a trovare qualcosa che sia coerente con i fatti e i dati rilevati. Gli aumenti di mortalità riscontrati tra marzo e aprile 2020 non sono compatibili con un'epidemia virale. In molti casi le soluzioni messe in campo non hanno fatto che aggravare la situazione. Si sta sottovalutando e o ignorando moltissime terapie di provata efficacia. Tutto quello che è riportato su questo documento è basato esclusivamente su dati ufficiali e informazioni di pubblico dominio. Proseguire nell'errata direzione tracciata all'inizio di questa epidemia configura il dolo.